E qui, ecco, qui è la festa, questa è ormai, lo diciamo, da decenni, da quando esiste Tele Nuova, ogni anno, qui è la festa, la Madonna alle nostre spalle e davanti a noi uno spettacolo meraviglioso, una pioggia di coriandoli, coriandoli sfavillanti, che non sono altro che le carte argentate degli uovi che sono stati consumati a Pasqua e che adesso volano per il cielo in onore della Madonna del Carmelo, detto delle galline. E ai balconi le coperte più belle, più raffinate, più preziose, in segno di devozione, di onore, di deferenza verso l'immagine della Madonna, verso la Madonna. E poi il popolo. Tanta gente, non avete idea di che cosa ci sia in questo quartiere dove ogni anno si accalca migliaia e migliaia, una folla di migliaia e migliaia di persone. È uno spettacolo bellissimo, è uno spettacolo che chiunque vorrebbe raccontare, qualsiasi cronista vorrebbe raccontare per leggere sul volto delle persone la gioia, la partecipazione, l'amore, il legame alla terra e alle tradizioni. E adesso io sto in silenzio, gustatevi le immagini che sono quanto mai belle, allegre, sorridenti e piene di devozione verso la Madonna. Maria, no. No, di qua, di qua. Yeah.
vedere una ragazza che suona la tamburo con tanta maestria. Grazie. Non è da tutti, non è da tutti i giorni. Dove hai imparato? Con la Paranza Rolione. Dove siete? Se io sono di Pagani, lui è di Scafati, Scafati e il ragazzo di Amalfi. Allora, in gamba, congratulazioni, ci vediamo l'anno prossimo. Certamente. Ciao, grazie. E speriamo che questa tradizione non finisca. Assolutamente no. Ciao.
E la Madonna dopo i fuochi adesso continua a percorrere questo quartiere eccezionale, è un quartiere che durante questa giornata diventa affollatissimo, migliaia di persone che si portano qui per vivere questi momenti emozionanti. C'è una pioggia di coriandoli che continua per qualche ora. Sono coriandoli che hanno coperto le auto, hanno riempito noi di piccole carte che si sono penetrate dappertutto. E poi la gente, ciao, buongiorno. E poi le famiglie, i ragazzi, le ragazze, tutte quante qui a vivere questo momento che è bellissimo. Io ho detto poco fa, è un momento di comunione della città che insieme al Venerdì Santo accomuna una città, una popolazione intera. È una popolazione che vive gli stessi sentimenti, le stesse storie, le stesse tradizioni, la stessa medesima venerazione. Quella del Venerdì Santo verso il Cristo deposto e la Domenica in Albis che è la festa della Madonna delle Galline. E il bello è vedere tanti giovani. Si dice che la fede si sia persa. C'è Alberico Cammino con una rosa in mano. Consigliere, beh, non si può mancare, vero? Assolutamente no. Per noi paganesi questo è un momento di grande spiritualità innanzitutto. E poi un momento dove la tradizione ha una forza impregnata in tutti quanti noi. Una rosa per la Madonna? Sì. Ciao, ciao Gino. Ecco, voglio raccontarvi un momento particolare della tradizione verso la Madonna. Sicuramente il nostro operatore vi ha fatto vedere delle immagini di bambini che vengono portati, fatti passare sotto il gallinaro, cioè sotto dove si depongono le galline, i volatili che vengono donati alla Madonna. Questa è una tradizione antichissima. Come vi stavo raccontando, dei bambini che vengono portati a toccare il mantello della Madonna o i bambini appena di qualche mese vengono fatti passare sotto il gallinaro. Questo è un momento particolare nella tradizione di questa festa, è un momento particolare, è una forma di benedizione che si chiede alla Madonna per i propri figli, per i propri nipoti. È un momento molto particolare e noi speriamo adesso, Don Flaviano, allora. Ecco qua. Il far toccare il manto della Madonna ai bambini è una benedizione. Insomma è una benedizione, se i genitori con grande affetto portano i bambini sotto il manto della Madonna, è un fatto, noi abbiamo bisogno di toccare, insomma, di vedere. È un modo di devozionistico che può andare. Va non, bene. Non è offensivo. Per l'amor di Dio, sono segni anche è di affetto. Una forma di amore verso la Madonna. Ma anche noi ci accarezziamo i bambini, eccetera. E la Madonna accarezza sotto il suo manto, accarezza i bambini, accarezza tutti quanti noi. Grazie Don Flaviano. Ciao, è la prima volta? No, sono venuto già quando ero. Non era ancora studente, poi seminarista. Bellissimo. Poi diciamo tanti ricordi perché mio nonno era di Pagani, di Via Lamia, e quindi ci ha sempre portato a vedere la festa della Madonna delle Galline. Emozione. Emozionante. Ciao, arrivederci. Ciao. 7 giorni sacerdote. Scusa!
Scusi, ma che fa, balla da sola? Eh? Balla da sola? Sì, sì. Ah, sì? E allora, continuiamo. Ma Mario, riprendiamo il quadro che volerà in alto. Tra poco, quando lasceranno... Ciao, buongiorno, perché scappi? È bello riprendersi. Continua a ballare, continuate a ballare. A ballare, continuate a ballare. Ma noi siamo ballerini di passaggio, di passaggio. Da dove vieni? Dalla provincia di Frosinone. E come mai sei arrivato? Perché ci hanno insegnato, ci hanno detto che c'era questa festa famosa e siamo venuti per il ballo della Tamorra. E ti è piaciuta? Fino adesso tantissimo. Poi hai vediamo. Mangiato i tagliolini? Per poco. Ok, mangia anche il calciopo. Me l'hanno detto infatti. Allora, buona giornata, buona festa. Continuiamo, Mario. Mario, guarda. Posso ballare pure io? Sì? E io ballo col microfono però. Ma giusto per sé, da dove venite? Figlio. Dove? Figlio. Dove si trova? Frosinone. Un bel gruppo di Frosinone. Sì. Ma amate le feste folcloristiche? Sì, sì. Chi vi ha detto di questa festa? Abbiamo sentito dire. Mi sta piacendo? Sì, sì, è bellissimo. Ciao, ok Mario, possiamo continuare? E adesso noi ci allontaniamo da Viale Trieste e ci portiamo verso il Tosello di Franco Diani, il primo Tosello, che dove si apriranno, dopo di esso, si apriranno tutti gli altri Toselli che sono sparsi per tutta la città. So che sono 33 Toselli preparati per dare ospitalità a tutti coloro che vengono in questa giornata e domani a Pagani a festeggiare la festa della Madonna delle Galline. E allora Mario, se sei d'accordo, ci portiamo da Franco, l'africano Franco Diano, andiamo. Aspetta. Eccola qua, Cirasi, pronto? Mario, tu quando mi dici che posso partire, facciamola arrivare qua e partiamo? Ma non ne esco, gira purtroppo su altre persone. Aspetta che mi dà Patricio. No, io. No, mo arrivi, no, no, voglio ricordare Palmina, Giacchina. Aspetta, gira, non devo. Vieni ciò dentro. La storia di questa festa. E via ai rintocchi adesso.
Sette colpi in silenzio e parte il canto alla Madonna. La voce di Franco Tiano che si espande in questo, diciamo, spiazzo che è all'interno di questo bellissimo cortile. E qui si ricordano le Pacchiane, Praesse, Palmine e tante altre delle quali non posso ricordare tutti i nomi. E si ricorda Giacchino Moscariello e si ricorda tanti che hanno ballato, suonato e cantato in questa festa. E Alfonso che esce dal tosello e dà il via. Vai, 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 piano piano. Vai. La cantata Fron alla Madonna, quella cantata che è stata fatta stamattina all'uscita e adesso qui all'apertura del tosetto. Amore, vai fuori, vai fuori, vai fuori, vai fuori, vai, vai, vai. Il volo dei colombi, uno che si è piazzato sulla telecamera si è piazzato un colombo, sulla nostra telecamera, ecco e la stanno, vai Mario, chiaramente viviamo qualche difficoltà. C'è tanta gente, bellissima, è volata via adesso. Il nostro operatore era stato baciato dalla colombo che era volato sulla telecamera. E adesso i ragazzi del Tosello che cantano insieme ad alcune pacchiane che sono rimaste. Si fatto male, però. Niente, niente. Ecco qua i canti alla Madonna, i canti a Fronna di questa festa meravigliosa, bellissima, una festa che è vissuta da decine e decine di migliaia di persone provenienti e che vogliono vivere lo scambio dei doni. Adesso cioè, è stato dato il pane, gli ortaggi, i colombi, tutto ciò che produce la nostra terra viene donato alla Madonna. Ecco i pezzi di pane ancora. È un tosello bellissimo, poi gli ortaggi, peperoni, melanzane, carciofi, tutto viene donato alla Madonna. Madonna, canti che sono, ecco le uova delle galline, sono i prodotti di quella terra che dava da vivere a tanta povera gente nel passato e perché no anche oggi, sono prodotti che vengono coltivati nelle nostre terre e che vengono donati proprio alla Madonna in segno di omaggio. Voce data e la tamborra che suona insistentemente sono i suoni della terra mediterranea, sono i suoni di questa terra con i quali il popolo paganese e quanti
e quanti sono devoti a questa Madonna lanciano i messaggi di amore alla Madonna del Carmine, alla Madonna del Carmelo, detta delle galline. E adesso il via alla visita al Tosello da parte di... chiudiamo il servizio. Massimo, bello. Un po' della mamma. Sì, manda in giro, coppa delle camere. Sì. Bellissimo. Aspetta, oh, c'è Mingetti su questa sedia. Alfonso, allora, con tanti clamori, tante chiacchiere, anche quest'anno è andata benissimo. Il Tosello storico si è aperto, migliaia di persone. Adesso, la prima cosa, faccio gli auguri a tutti i paganesi, a tutti i pagani per la festa della Madonna delle Galline. Poi le chiacchiere sono come il fumo dei carciofi, che quando accendo quelle diventano fumo e volano via. Poi voglio chiarire una cosa per quanto riguarda l'apertura, che non c'è stato nessun disguido, nessun malinteso. Io non mi sono sentito bene e mi sono allontanato dalla parte, è andata così come è andata. Sicuramente è una cosa che non cambierà, rimarrà. Bravo, esatto. Finalmente abbiamo riuscito ad aprire il Tosello, abbiamo dedicato un po', abbiamo riportato quello che un po' mi ha colpito durante l'anno, come faceva Franco, abbiamo riportato un po' Matrice, abbiamo ringraziato un po' tutte le forze dell'ordine, tutti coloro che hanno lavorato intorno a quel disastro che è successo da Matrice. Abbiamo nemmeno dei cani ci siamo dimenticati. Senti Alfonso, stamattina avete donato ortaggio, avete donato tutto. Ma chi ve lo fa fare? Io questo è quello che... No, allora, io dono gli ortaggi, diciamo che mi sento di donarli a nome dei contadini. Porto gli ortaggi ai piedi della Madonna, che la Madonna dia una benedizione ai contadini, perché sappiamo che anche sta qua, anche la Madonna è contadina. E poi lo facciamo, uno, perché sentiamo di farcelo, ci viene dal cuore, e due, non dimentichiamo che questo è tutto quello che ci ha lasciato Franco Tiano, Giacchino, Palmino, Virgilio, senza dimenticare nessuno, nemmeno gli ultimi, che nel 2016 e 2017 abbiamo avuto delle gravi perdite nelle tradizioni paganesi. Senti Alfonso, questo è storico, continuerà ancora per tanti 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 anni, e la prova provata sono i ragazzi che stanno al tuo fianco. Questa è una cosa magnifica, una cosa che mi riempie il cuore e mi dà tanta gioia. Io ogni giorno, stamattina pure nel Tosello ero circondato da bambini. C'è questo ragazzo che è stato operato da poco, lo voglio ringraziare pubblicamente. Lui cammina con la stampella, in settimana è venuto, io stavo mettendo delle pietre a terra e non ce la facevo, che sono un po' cicciottato. E lui ha posato la stampella e con la gamba che era stato operato inginocchiato, e ha fatto una cosa all'interno del Tosello che mi è rimasto senza parole. Lui lo tiene nel sangue, Giacomini veramente lo tiene nel sangue. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, auguri a tutti e buona Madonna delle Galline a tutti. Ciao, buona buon giornata. Appetito. Pure a voi, ci pure a voi. Allora, tanto piacere. Le nacchere. Eccole qua. È andata, è trascorsa la prima parte della processione, forse i momenti più belli qui a Viale Trieste e all'uscita dalla chiesa. Siamo contenti. Una grande festa, un popolo civile ed ospitale che rende omaggio a questa meravigliosa Madonna, in una città che mette in mostra il meglio di sé in questi giorni, ecco, manifestando in questi straordinari cortili all'insegna nel solco della più bella tradizione italiana e meridionale. E speriamo che duri a lungo. È una festa secolare che rimarrà nei secoli sicuramente, grazie anche a molti bambini che alimentano questa bella passione. E adesso andiamo a mangiare i tagliolini. Auguri a tutti. Grazie.